Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Mister, se potesse riassumere la partita che erano di oggi, si dovrebbe dire due occasioni con due errori nostri che hanno preso nel primo tempo e due gol, tre occasioni per dire che nel secondo tempo, ma che lì il palo e il rigore non avevano realizzato niente. Sì, riassumendo si può dire così, fatto sta che però nel calcio vince chi fa gol, noi nel primo tempo non abbiamo fatto bene per niente, abbiamo concesso delle opportunità al Trento su degli errori grossi, degli errori grandi che non dovevamo fare, perché al di là di quello poi non è che il Trento stava giocando meglio di noi, ma non ci aveva impensierito più di tanto, se non, ripeto, se poi dopo fai degli errori clamorosi così è normale che due gol poi sono difficili da recuperare. Detto questo, credo che dopo un minuto del secondo tempo abbiamo avuto un'occasione clamorosa e da lì poteva cambiare totalmente la partita, il rigore, il palo, quindi alla fine, ripeto, credo che la mia squadra nel secondo tempo abbia fatto vedere quello che sa fare, tutto lì, e ha fatto vedere chi siamo. Però non possiamo aspettare un tempo, ecco, la cosa che mi fa arrabbiare è proprio questo, ecco, quindi credo che dobbiamo pensare a quello che è successo il primo tempo, perché se vogliamo andare fino in fondo togliendoci delle soddisfazioni non possiamo fare una prestazione di questo tipo. Matteo Bonaccina. Sì. Non è preoccupante, perché poi dopo alla fine, scusate, ma se a qualunque squadra nel nostro girone togliete 6 giocatori, forse chiunque va in difficoltà o può avere un approccio sbagliato, perché avere Buso a casa, Pinzauti che ha la febbre, stamattina aveva la febbre, Giudici a mezzo servizio, Ardizzone fuori, Galli fuori, Ilari squalificato, senza contare Osepi, siamo 7-11 che forse in un'altra squadra giocano titolari, li togli a noi, ma a chiunque li togli non dico che perdi, dico che però puoi steccare un attimo un tempo, così è stato, abbiamo steccato un tempo, c'è poco da fare. Non è una giustificazione, sapete che io non cerco mai alibi, quindi non voglio togliere nulla alla prestazione del Trento, che il primo tempo ci ha messo in grande difficoltà. Noi l'abbiamo aiutato, il secondo tempo siamo stati bravi noi a fare la partita, a creare tante occasioni, la differenza è che loro le hanno fatte, le occasioni noi no, molto semplice. Poi dopo il calcio è fatto di queste cose, i risultati soprattutto, non il calcio è fatto di altre cose, i risultati vengono fuori da queste dinamiche, cioè uno fa gol, l'altro no, oppure un palo fatto, un rigore sbagliato, due occasioni, due gol, tutto lì. Una domanda che è arrivata dallo studio per il rigore cacciato da Sì. No, il sabato sono lui, Pinzauti e Tordini e in diversi li tirano il sabato, soprattutto gli attaccanti, anche Burino stesso così, poi in quel momento lui si sentiva di calciarlo, ha calciato, non c'è nessuna problematica, non è che tanti rigori li sbaglia che li tira, non è un problema, però lui solitamente si mette lì di calcio come tutti gli altri, ho visto che ha preso la palla e l'ha convinto. Purtroppo non è andata bene, però ripeto, non è uno dei rigoristi. Come, insomma, con questi commenti al secondo tempo vi lascia delle sensazioni positive? Cioè, se penso a Mantova e altre situazioni, la ripresa non era arrivata alla svolta in positivo, comunque stavolta. Sì, no, la reazione. Sì. No, assolutamente, infatti non è una. Ripeto, è da buttare. Siamo arrabbiati, io personalmente sono molto arrabbiato per il risultato e perché secondo me con un altro approccio potevamo ottenere qualcosa di più. Però il secondo tempo mi dà fiducia, nel senso, ma ripeto.
cioè se nelle ultime, 4-5 partite abbia sbagliato un tempo, è chiaro che sono fiducioso, ci mancherebbe altro, siamo lì, cioè domenica abbiamo uno scontro diretto, perché anche se oggi abbiamo perso, non so cosa ha fatto il Pordenone, però Giove 5,5, perfetto, ma anche se dovesse vincere va a 2 punti avanti a noi, quindi è uno scontro diretto, a 2 punti dal Pordenone che è convinto ad andare in Serie B, ecco. E poi abbiamo la Ferrari, quindi credo che queste due partite ci diranno in che direzione di questo campionato dobbiamo andare, se possiamo lottare fino alla fine per stare lì davanti o se invece dobbiamo guardare e pensare che c'è una via, una seconda via che può essere quella dei play-off. No, ti dicevo che Trento non ti porta bene, insomma anche l'anno scorso avete vissuto una giornata difficile, però senza ovviamente dover andare a rievocare il passato, sicuramente oggi penso vi aspettavaste di riuscire a fare una gara diversa. Ma sì, sicuramente siamo venuti qua per cercare di vincere, abbiamo secondo me anche i primi 10 minuti approcciato bene la gara, poi abbiamo preso un gol sulla nostra disattenzione e il secondo gol uguale, perso in 1-1, poi è stato bravo anche lui a fare un bel gol. Poi abbiamo avuto una bella reazione perché il secondo tempo siamo rientrati arrabbiati, abbiamo creato tanto e peccato che la palla non è entrata. Indubbiamente questa è stata una gara contraddistinta dagli episodi in cui, come hai spiegato giustamente tu, ci sono un po' i vostri errori o comunque aver perso il 1-1 nel primo tempo e nella ripresa purtroppo non era la giornata di Dudu, che pure è entrato bene, indubbiamente che poi ci deve arrivare sul pallone, però chiaramente non era la sua giornata sotto porta. Ah sì, assolutamente, cioè, siamo rientrati col piglio giusto, chi è entrato ha dato una scossa alla partita, però purtroppo abbiamo avuto delle occasioni nitide che non siamo riusciti a buttare la palla dentro, se anche una palla sporca riesce a fare gol sul 2-1 poi la partita può cambiare. Mister ha citato anche le 6 assenze, 6-7 undicesimi di squadra, lo cito, che avete pagato oggi, pensi che questo abbia inciso? Ma sicuramente se si è completo è meglio per la squadra, per il mister, per le scelte, per tutto, però penso che diverse volte ci siamo ritrovati con assenze importanti e abbiamo sempre fatto la partita. Credo che oggi abbiamo sbagliato l'approccio del primo tempo e basta. Cosa vi ha detto nel cerchio a fine partita? Era arrabbiato giustamente perché era un'opportunità importante, però ormai è andata, guardiamo la prossima, abbiamo 3 partite importanti in una settimana e niente, siamo sempre comunque, la prossima sta vinto, siamo sempre a 3 punti dalla prima, quindi continuiamo a battere il chiodo forte e niente. Poi volevo ringraziare i tifosi da parte della squadra perché erano tanti, sono venuti in tanti. Mi dispiace per non avergli regalato nessuna gioia. Ultima cosa, 3 giorni, 2 partite di cartello, sicuramente non vi nascondete più, insomma la società ha parlato abbastanza chiaro su quale può essere l'obiettivo massimo, dirà che poi arrivi o meno, però indubbiamente voi dopo le sconfitte, ricordo prima di Vicenza, insomma avete avuto un brutto passo falso, adesso trovate un'altra big. L'idea credo sia quella di replicare. Ah, sicuramente poi l'andata abbiamo fatto una partita forse una delle più brutte del campionato, se non la più brutta, quindi vogliamo riscattarci sia per l'andata sia per la sconfitta di oggi e soprattutto per restare in corsa lì davanti, poi vedremo domenica.